principale in cui dovevo recuperare dei dati da un cadavere. No! Oddio! Oddio! Cosa succede? Alligatore schifoso, morite! Morite! Wow! Wow! Oddio, quello da dove è spuntato! Ciao a tutti ragazzi, sono Vami98, in questo video sono su Far Cry 3 e oggi andremo a fare una missione secondaria che si chiama La luce oltre la giungla, quindi una missione secondaria che ci offrono i popolani. Liberiamo questo veicolo e andiamo a svolgere un incarico per i popolani, che offrono veramente delle missioni interessanti, dai. Questi popolani poi fanno di tutto, perché sparano, vendono, spacciano. Sono veramente dei popolani veramente attivi. Però non è che si vedono molto frequentemente nel mondo di, cioè nell'isola di Far Cry 3, perché si vedono più pirati, nemici, più che popolani. Comunque la missione secondaria in questa, questo piccolo villaggio. Ok, dobbiamo entrare in questa casa. Tanto sentiamo anche un cane ringhiare. Ehi, amico! Hai una buona mira? Ok. Entriamo. Oddio! Cosa, si è inchinata? Sono mica un re. Ok, mi sa che qualcuno si sta... Oh! Oddio, cosa sta succedendo? Oddio! Oddio, c'è un dingo che sta... Oddio, sta ammazzando un cane rabbioso che sta terrorizzando questa povera cittadina! Ah! Cane rabbioso! Morite! Cani rabbiosi! Vabbè, io ho già la rabbia, sono immune alla rabbia! Curati! Curati. Ok ragazzi, dopo questa disavventura con i cani rabbiosi che ha praticamente terrorizzato questo povero villaggio, dannati. Ok, va bene, rientriamo, facciamo finta che non sia successo niente. Ok. No, Yaya. Tu sei quello di cui tutti parlano al villaggio. Che tu sia benedetto. Lo so, li ho salvati da un cane rabbioso. Posso chiederti aiuto? Io mi vergogno, ma non posso dirlo a nessuno. Non ci sono segreti tra i membri della mia chiesa. Ok, puoi fidarti. Alleluia. Sono noiosa, eh. Mio marito me lo dice sempre. David, un uomo timorato di Dio. Ma io temo che stia commettendo atti impuri con un'altra donna. Mi spiace. Non vorrei saperlo, ma devo sapere. Puoi andare? Per me? Trovalo. Vedi con chi parla. So che se è vero, il Signore lo perdonerà. Quindi dobbiamo vedere se un pettegolezzo sia vero. Ok. Comunque un tradimento non è perdonabile. Con chi parla? Vediamo se riesco ad avvicinarlo. Da cosa che ti sospetti del marito? Ehi! Perché c'è un timer? Sta piangendo. Non capisco perché c'è un timer, comunque. È qui il punto. Facile per te. Tu non hai nessuno. Io ho Rebecca. Le stai mentendo? La amo. Sono comunque bugie. È molto religiosa. Non capirebbe, non voglio farle del male. L'hai già fatto. Solo che lei non lo sa. No, sei ingiusto. Su Rebecca? Su di me! Shh, fa più piano, Jalak. Pensi non abbia niente da perdere? Ti prego, io? Se torni da lei, io sarò solo e lei avrà te. Ok, dobbiamo decidere se tornare da Rebecca o affrontare suo marito.
Io affronterei suo marito, dai. Beh, è morto anche un tizio. Ok, affrontiamo suo marito. Interagire. Mi manda tua moglie. Cosa vuoi? Non ti pagherò. Tira fuori le palle e diglielo. Sì. Sì, lo so. Grazie per avermi dato l'opportunità di farlo. Starai con lei? Non ha importanza. Ho ferito le due persone che amo. Io non le merito. Cioè, quindi questo qui stava con un uomo e aveva una moglie. Ok, perfetto. Tanto questo cadavere non so da dove è venuto. Spero non sia sua la colpa, perché potrebbe essere che anche che il cane rabbioso abbia ucciso questo cadavere proprio mentre loro stavano parlando. Ok, comunque abbiamo ancora tempo, quindi vediamo cosa possiamo fare. Io direi di di svolgere una via del cacciatore. Ok. Ok, interagiamo. Ricarichiamo le nostre munizioni. Ok, usciamo e svolgiamo questa missione per la via del cacciatore. Via del cacciatore. Usa lo shotgun fornito sul posto e stermina i cani rabbiosi prima che uccidano di nuovo. Ok, perfetto. Oggi proprio sarà una puntata dedicata ai cani rabbiosi. Comunque capisco questa missione perché stavano per devastare un villaggio prima, ma sono riuscito a fermarli. Quindi anche stavolta dovremmo prendere uno shotgun per sterminarli. Fratello, ti devo parlare. Ho l'auto bloccata. La sai riparare? No. Non lo so riparare, scusami. Non ho saldatore. Comunque, come l'altra missione nel video precedente, che dovevamo usare un RPG, qui dovremmo utilizzare uno shotgun, sempre contro i cani rabbiosi. Tutto qui hanno ucciso un animale. Un cinghiale. Perfetto. E io vi prendo la macchina. Grazie. Levatevi. Ok, prendiamo lo shotgun e sterminiamo questa specie aggressiva che minaccia l'isola di Far Cry 3. Ok, la sostituiamo all'arco. Sì, perfetto. Ok, ci sono 5 cani rabbiosi da uccidere. Ok, saliamo su queste liane. Whoop, mini lag. Allora, utilizziamo la macchina fotografica per marcare i bersagli. I cani rabbiosi non mi sono mai piaciuti e sono ben contento per fare una disinfestazione. Allora, qui non li vedo. Stiamo attenti perché potrebbero anche nascondersi in queste case. Qui non c'è nessuno, perfetto. E anche qui. Il perimetro è questo, quindi dovrebbero essere qui intorno, però non li vedo. Cos'è quel verso? Mi sa che è un drago di Komodo. Ok, non so dov'è. Però allontaniamoci. I cani rabbiosi non li vedo ancora, proprio sono nascostissimi. Ah no, eccoli. C'è un cane rabbioso. Perfetto. Si stanno avvicinando? Sì, boom! Morite! Morto! Oh, aiuto!
Ok, ucciso. Il prossimo. Via, ricarica lo shotgun. Aiuto. Oh. Perfetto, ucciso. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Qui. Perfetto. Ne rimane uno. Dove sei, cucciolino? Ok. Ucciso. Perfetto. Sterminio di cani rabbiosi. Ah, benissimo. Comunque, già che ci siamo, potremmo fare anche questa missione del ricercato, dai. Interagiamo. Un pirata sta uccidendo gli abitanti del villaggio. Tra cui è la casa del dottor Earnhardt. Uccidilo con un pugnale. Ok, per onorare i Rakiat. Prendiamo un veicolo. Via. Qui c'è un gregge di capre. Per fortuna che non è stato attaccato da quella muta di cani rabbiosi, perché sennò facevano strage. E le caprette non meritano di morire per mano di un cane rabbioso. Tanto freniamo. Allora, ho lo shotgun, che non è un'arma perfetta per questi tipi di missioni, perché non è per niente stealth. Comunque ce l'ho al primo posto. Intanto abbiamo un mitra silenziato e qui abbiamo un fucile da cecchino. Mi sa che dovremmo utilizzare questo per fare le cose stealth. Tanto qui c'è un'altra entrata, sì. Perfetto, direi di utilizzare la fotocamera. Ah no, aspettate, epic fail, scusate. Non era qui il punto, infatti qui c'è la città di Awanaki. Quindi è la città più grande di quest'isola, scusate. Epic fail, il punto era più in lontananza. Perfetto, mi sa che se riusciamo a utilizzare la tuta alare. No, ok, no, si può. Andiamo giù. Aspetta, stiamo attenti che ci spacchiamo le gambe qui. Ok, è lì in fondo e non ho preso un veicolo, perfetto, epic fail. Dovremmo farcela a piedi. Ok, eccolo lì. Perfetto, prendiamo un fucile da cecchino. Ok, colpo alla testa. Allora, dobbiamo ucciderlo col pugnale Rakiat. Quindi non sia quello lì il capo, no? Perfetto, uccidiamolo. Intanto sento anche dei cani che non mi piacciono per niente. No, come, non è morto? L'ho colpito. Ah no, sì, ok, è morto. Sento anche dei cani, stavolta non rabbiosi, però dei cani, e non è per niente bene. Intanto lì ho visto una testolina sbucare. No, sta mettendo la granata. Per niente stealth. Che prendiamo il nostro bel mitra silenziato. Fucile d'assalto silenziato. Intanto ci sono anche i Rakiat, quindi ci stanno anche aiutando. Perfetto. Che uccidiamo lì. Vabbè, ci ha visto. Wow! Ok, ucciso! Quello lì era il capo, l'ho riconosciuto per il suo berretto dal corpo. Che è scomparso il corpo. Attento. Sì, è scomparso. Quindi ok, questo qui è un cinghiale morto. Spero che il video vi sia piaciuto e dopo questa missione anti-stealth comunque mi preoccupavano quei racket, perché pensavo che li assalissero e rivelassero la mia posizione ai pirati. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao a tutti.